Pazienza, non ha vinto Seppi ad Amburgo, ma c'è un pizzico d'Italia anche nella vittoria di Andrei Golubev, il tennista dal passaporto kazako, che ormai da diversi anni si allena a Bra, in Piemonte. Il suo allenatore si chiama Massimo Pucci, è italiano appunto, e finalmente potrà brindare dopo una stagione che non gli aveva regalato fin qui grandi soddisfazioni. Golubev quest'anno non era mai andato oltre il secondo turno nel circuito maggiore. I mezzi, quelli sono davanti agli occhi di tutti, ma problemi di continuità e di mancanza di fiducia avevano un po' frenato le velleità di questo giocatore. Ma ecco arrivare finalmente l'acuto ad Amburgo. In finale Golubev ha vinto per 6-3-7-5 contro Jürgen Melzer, terzo favorito del tabellone. Una partita a dir poco spumeggiante, il break decisivo è arrivato sul 5 pari nel secondo set. Primo titolo in carriera per Golubev e primo titolo di un giocatore kazako nella storia. Andrei è ancora giovane, ha 23 anni, un motivo in più per scommettere sul suo futuro.